Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova ricetta. Questa sarà la focaccia alta e soffice con cotta e mozzarella. Ecco gli ingredienti. Ciao! Per prima cosa prendete la farina, la versate in una ciotola capiente e poi fate un buco al centro. Versate l'acqua tiepida, giusto un po', e il lievito. Io ho usato il lievito madre, circa 150 grammi, ma voi ne potete usare anche il lievito di birra. Lo zucchero, che servirà ad attivare il lievito, e cominciate a mescolare delicatamente. Unite poco alla volta l'acqua, il sale e mescolate bene. Versate l'olio circa 4 cucchiai, la restante acqua e impastate con una mano. Praticamente dovreste fare come se steste prendendo quasi a schiaffi l'impasto. Questo facilita la formazione della maglia glutinica. Lavorate così per circa 10 minuti. Fino a che il composto non risulta morbido e omogeneo. Coprite l'impasto con un canovaccio umido e fate riposare. Se avete usato il lievito di birra ci vorranno un paio d'ore, se come me avete usato il lievito madre ci vorranno 8 ore. Quando l'impasto sarà raddoppiato, ungete le teglie per bene fino a coprire tutto il fondo. Se necessario aiutatevi anche con le mani. E dividete l'impasto ungendovi le mani con l'olio per facilitare il distacco e per stendere bene l'impasto su tutta la superficie della teglia. Usando la punta delle dita, cercando poi di fare delle piccole cavità che serviranno a far cuocere bene la focaccia. Ecco come stendo, usando le dita, la punta delle dita. La stessa cosa sull'altra teglia, sempre ungendo bene le mani, per far sì che l'impasto non si attacchi alle mani appunto. Dopodiché coprite con un canovaccio umido e fate riposare. Dopo il riposo prendete i pomodori ramati a pezzi e premeteli leggermente sulla superficie delle focacce. Poi fate una salamoia con acqua, olio, sale e origano. E sbattete bene con una forchetta e versate la salamoia sulle focacce. Ecco qui come sto facendo io. E anche nell'altra teglia.
Quando le focacce sono pronte, cuocetele in un forno preriscaldato. E nel frattempo preparate il condimento di mozzarella e prosciutto cotto. Tagliate a dadini. Questi dovranno essere messi sulle focacce 5-10 minuti prima della fine della cottura. Ed ecco qua le focacce pronte. In una l'impasto è stato messo, cioè il ripieno è stato messo sopra. L'altra invece è stata sfornata a fine cottura, lasciata raffreddare un po', tagliata a metà e farcita all'interno, sempre con prosciutto cotto e mozzarella, come potete vedere. Poi rimessa qualche minuto in forno. Buon appetito a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, così potete essere aggiornati su tutte le mie ricette. Ciao a tutti!